A volte chiudo gli occhi. Sento la musica. Sento il ritmo che mi avvolge. E ballo. I sogni prendono vita. Io ce la farò. Ciao amici di Music Planet, e dopo il flash mob a Piazza di Spagna con Dario e Dado siamo qui al Teatro Olimpico per andare a intervistare il cast di Flashdance. Siamo qui in compagnia del protagonista maschile proprio del musical, Filippo Strocchi. Dobbiamo fare un po' di domande proprio su Filippo e anche sul suo personaggio, che è Nick Harley. È difficile far capire al pubblico l'evoluzione del personaggio, perché comunque è un personaggio che dall'essere così con questo passato un po' negativo al decidere di lasciare tutto, di lasciare la fabbrica, tutto questo per l'amore e per i suoi ideali. Noi sappiamo che hai fatto tantissimi musical, addirittura anche fuori Italia. Sì. Ma il ruolo che ti ha più, diciamo, non so, il tuo personaggio preferito, chiamiamolo così? Personaggio preferito, in realtà ce ne sono due. Il primo, che è stato quello che mi ha fatto debuttare, è stato Danny Zuko in Grease. Però devo dire che l'esperienza che ho avuto in Germania, sempre da protagonista, interpretando il ruolo di Fiero nel musical Wicked, ho dovuto recitare, cantare in tedesco, quindi tutto in un'altra lingua, e sono le sfide che mi piacciono. Io ho sempre bisogno di cambiare. Ragazzi, siamo arrivati all'incontro con Giada Dauria. Ciao. Ciao Giada. Allora, Giada interpreta il ruolo di Gloria. Sì. Ci vuoi parlare un po' di questo personaggio? Gloria è un personaggio molto interessante, è la somma di due ruoli. Fisicamente rappresenta la ragazza rocchettara che lavora a Larry's con i capelli corti a spazzola, vestita sempre un po' rock, un po' di pelle, molto anni 80. E invece caratterialmente e come percorso appunto di vita rappresenta la migliore amica di Alex. È una sognatrice che è cosciente allo stesso tempo di non poter emergere, mentre Alex in realtà sa di poterlo fare. Qui dove un sogno sboccia e poi vola via. Siamo arrivati a conoscere Daniela Pobega. Io sono Kisha, che ecco, è questo personaggio. Lei è un po' la tigrona, diciamo, del cast. Kisha è una delle amiche di Alex. Forse è quella che ha meno prospettive per il futuro rispetto ad Alex, che invece è, forse Alex rappresenta la speranza per tutti noi. Ed eccola qui, bellissima, ciao, con un raggio di sole, Marta Belloni. Iniziamo innanzitutto da questo personaggio stupendo che interpreti, Alex. Sì. Avete dei punti in comune? Sicuramente. La testardaggine è un punto di forza di tutti e due e anche di debolezza nello stesso tempo. Abbiamo tutte e due voglia sicuramente di affermarci senza troppe scorciatoie, insomma, questo è un po' il filo conduttore di tutto lo spettacolo. E questa passione per il musical quando nasce? Allora, la passione per la danza da quando sono piccolino, e poi successivamente, dopo le scuole superiori, ho frequentato un'accademia di musical, per cui chiaramente mi sono specializzata anche nel canto e nella recitazione, che sono diventati altri punti, altre pilastri. Passioni molto, molto forti. Ti voglio chiedere, per concludere, un consiglio. Sì, proprio per tutti i ragazzi che vorrebbero entrare a far parte di un cast musical. Prepararsi, studiare e tentare soprattutto in audizione di divertirsi, che è la cosa, sembra una stupidata, in realtà è la cosa più difficile in assoluto. Amici di Music Planet, ho finalmente terminato il mio giro nel cast di Flashdance della Stage Italia e adesso mi vado a godere lo spettacolo. Ciao!